Guardi mai solo quello che non funziona. La tua mente viene attratta da tutto ciò che non funziona nella tua vita, influenzando le tue emozioni e i tuoi sentimenti. I tuoi pensieri si riempiono poi di stress e paura, che non ti fanno bene e ti rubano la gioia. Personalmente, a volte penso a ciò che mi fa soffrire o a tutto il lavoro che devo fare, eccetera. E poi finisco per scoraggiarmi. Ma oggi vorrei condividere con te una chiave che ho messo in atto nella mia vita che mi aiuta a proteggere il mio cuore dalle preoccupazioni e mi mantiene nella gioia. La chiave è riassunta in questo versetto. Il Signore ha fatto grandi cose per noi e noi ne siamo felici. Salmo 126:3. Dio ha fatto cose grandi per me ed è su questo che ho scelto di concentrarmi. Guardo tutto ciò che va bene, sono vivo, è un corpo che mi permette di fare tante cose, come camminare, saltare, sedermi, correre. Ho il dono di poter fare del bene tutto intorno a me e questo mi riempie il cuore di cose buone. Ho anche una mente che mi permette di connettermi con Dio e di attingere da Lui tutto l'amore e la forza di cui ho bisogno. Ho un tetto sulla mia testa, ho amici, ho la parola di Dio che mi incoraggia, ho tante ragioni per gioire e sono sicuro che anche tu ne hai. Scegliere di pensare alle cose che vanno bene piuttosto che a quelle che non ci incoraggiano ci risolleva l'anima e ci aiuta a passare una giornata di gran lunga migliore. E tu che mi dici? Cosa sta andando bene nella tua vita? Dio ha fatto cose meravigliose per te, caro amico. Scegli la gioia. Grazie di esistere. Eric Sellerier.